Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo in Valle Po a Doncino e abbiamo parcheggiato la macchina a Meire Bigoire e la destinazione di oggi è Punta Rasciassa. Da Meire Bigoire, dove abbiamo parcheggiato la macchina, proseguiamo lungo la strada asfaltata. Buongiorno. Allora, ricapitolando, alla partenza abbiamo chiesto informazioni, ma o non ci siamo capiti o abbiamo capito male noi, ci hanno mandato in tutt'altro posto. Quindi ci siamo fatti circa un 30-40 minuti di strada inutile. Poi abbiamo trovato altre persone che molto gentilmente ci hanno indicato la via più breve. In pratica consisteva nel tornare indietro di circa mezz'oretta e poi tirare su per questi prati che vedete alle mie spalle, senza un sentiero, ma cercando di indirizzarsi verso la cima, anzi verso un'anticima, per poi proseguire in cresta fino alla destinazione che vedete qua alle mie spalle. Adesso manca ancora un bel po' di dislivello. Ci siamo già fatti tutta questa parte qua di prato, dalla stradina qua, tutto su. E adesso proseguiamo e ci aggiorniamo più tardi. No, sto facendo fatica anch'io. Oh, mannaggia. Però siamo quasi in cresta, eh. Fiduciosi. Ce la faremo. Finalmente iniziamo a intravedere qualcosa. Potete vedere alle mie spalle che spunta il Monviso. Una volta giunti in cresta, il sentiero prosegue prettamente su rocce, come potete vedere. Alle mie spalle ancora qualche resto di neve. Non dovrebbe più mancare tantissimo. La destinazione è sopra la mia cavessa. La salita non è delle più semplici, anzi è abbastanza ripida. Anche perché abbiamo nelle gambe la stanchezza dei pendii erbosi che abbiamo fatto prima e tutto il tragitto inutile. Il mio amore, come potete vederlo, è là dietro, si sta accingendo a questa impresa. Alle mie spalle ormai la cima, 200 metri circa e dovremmo essere in vetta. Ma è interminabile. Ma Dai, cos'è? dai, ultimo tratto. Ah, che ci sono i laghetti. Ultimo tratto.
ragazzi, guardate dietro di noi, finalmente la cima. L'ultimo pezzo c'è un po' da mettere le mani, quindi bisogna fare un po' di attenzione, però una volta arrivati in cima direi che il panorama ripaga la fatica. Mentre lei si fa i selfie, vi ricordo, e se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube, Zaino in Spalla ovviamente, e di seguirci anche sulle pagine Facebook e Instagram. E mi raccomando, attivate la campanella per rimanere sempre sintonizzati sulle nostre prossime escursioni. Mi raccomando! Capisco perché mi devi fare i video mentre cerco di scendere. La discesa, cari amici, non è meglio della salita. Mi spaccherà le gambe perché è una pendenza abbastanza accentuata e questi prati ti spaccano le caviglie. Per farvi capire la pendenza, ragazzi, finalmente siamo arrivati sulla strada. È stata una discesa terribile, non la consiglio neanche al mio peggior nemico. Abbiamo oltretutto cambiato un po' la traccia, quindi molto più ripida della salita, piena di pini e rododendri che non riuscivamo a tenerci in piedi. Abbiamo i piedi che bruciano come il fuoco, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Direi di fare le conclusioni qua mentre ritorniamo. Che dire, bella escursione una volta arrivati alla cima. Bello perché c'è un bel panorama, c'è la croce, si ha un bel balcone sul Monviso. Per tutto quanto riguarda il resto, come ho detto, io la sconsiglio vivamente per quanto riguarda almeno la partenza da qua, da Oncino. Si può arrivare anche dalla Val Varaita, abbiamo incontrato dei signori e ci hanno detto che è molto più fattibile e segnata. Qua invece scordatevi pure i segni, scordatevi i sentieri. Individuate la punta e andate su a sentimento proprio, cioè sì, senza pietà. Andate su per i prati e tanto lì è, lì dovete arrivare, si vede benissimo dov'è. E sì, la croce ce l'avete sempre davanti e non si avvicina mai perché sembra sempre più lontana. Comunque preparatevi perché le ginocchia devono essere ginocchia e piedi ne risentiranno parecchio. Quindi allenati, dovete essere. Sì, la consigliamo non proprio a tutti, dovete essere un minimo allenati, soprattutto anche alla cima, dove avete potuto vedere c'è da mettere un po' le mani, ci sono alcuni passaggi un po' più difficilotti, quindi diciamo ai medio esperti. Okay. Ma dopo questa sfacchinata noi vi lasciamo e non ci resta che dire alla prossima con Zaino in Spalla.